Modugno si prepara alle amministrative di primavera e il primo candidato a scendere in campo è Fabrizio Cramarossa, che in realtà ci aveva già provato nel 2015 arrivando secondo al turno di ballottaggio, cedendo la fascia di sindaco all'attuale sindaco primo cittadino Nicola Magrone. Oggi, ha spiegato durante una conferenza stampa, dobbiamo più che mai riapproparci della città, la ricerca da un punto di vista dei buoni sentimenti, basta con i giusti da un lato e i cattivi dall'altro. Il solco è stato tracciato, ha spiegato il candidato sindaco, che sommariamente ha tracciato quelle che saranno le linee guida della sua campagna politica, dalla scuola all'edilizia scolastica, passando per il sociale, passando per la salute. Sono due i termini a cui è molto caro, riqualificare e rigenerare nel senso più stretto dei sentimenti. Non ha presentato la sua squadra, lo farà a fine mese, ha detto.